Beh, direi che è un onore avere tra noi il dottor Massimo Spattini, come sapete, come diciamo da sempre, uno dei, delle persone che operano nel campo del fitness, della salute, della medicina funzionale, dell'anti-aging da ormai tanti anni, oltre 30 anni. Dov'è? Ecco, questa no. Quello sotto, eccola qua. Eccolo qua. Quindi la medicina funzionale nell'era dell'epigenetica. Specialista in scienza dell'alimentazione, dietetica, specialista in medicina dello sport, certificato anti-aging e rigenerative medicine, soprattutto uno dei pochissimi certificati, no, in Italia nella medicina funzionale. E quindi grazie, buona relazione e benvenuto. Aspetta, inizia che ti mando avanti. Sì, bene. Allora, medicina funzionale, io amo definire la medicina del domani, spero che si diventi la medicina del domani, dovrebbe essere la medicina dell'oggi, speriamo che sia la medicina del domani. Abbiamo già visto come determinati approcci, come anche la metabolomica, che fanno parte della medicina funzionale, dovrebbero essere la base della vera medicina personalizzata o altrimenti detta anche medicina di precisione. In realtà diciamo che le tendenze della medicina convenzionale non sembra che vadano in quella direzione, perché come si è detto si tende sempre invece a fare un approccio terapeutico che sia basato sulla media della popolazione, la cosiddetta curva gaussiana, che purtroppo fa sì che sia un approccio che non necessariamente va bene per tutti, ma spesso non va quasi bene per nessuno, perché ognuno di noi siamo diversi. Qui si pone ovviamente il problema della medicina personalizzata, che è ovviamente una medicina che richiede un approccio anche solo da parte del medico con più grande attenzione, quindi più tempo dedicato come minimo nell'anamnesi, che potrebbe non avere dei costi particolari, ma dei costi del tempo del medico, perché obiettivamente il tempo del medico è un costo legato a tutti i costi che prefanno, diciamo così, che sono in carico a un libero professionista che ha un ufficio, che ha una segretaria, che ha tutto, che deve pagare le tasse, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente nella misura in cui poi dopo è necessario, io credo che lo sia, invece anche tutta una serie di test, il costo aumenta. Quindi purtroppo la medicina funzionale oggi è forse una medicina per persone che se lo possono permettere, non per tutti. Però diciamo che certi concetti della medicina funzionale, presi in maniera diciamo più generica, possono anche essere usufruibili dalla maggior parte della gente. E comunque vediamo che cos'è appunto la medicina funzionale. La medicina funzionale è una medicina fondamentalmente che tende a considerare i nostri sistemi biologici come dei sistemi che sono appunto integrati, non quindi una medicina rivolta a una funzione di organo specifico, ma a una funzione sistemica, e di conseguenza è una medicina finalizzata a trovare un equilibrio, perché normalmente tutte le malattie originano da uno squilibrio. Quindi è molto importante identificare ciò che crea lo squilibrio e di conseguenza rimuovere lo squilibrio e fornire quello che eventualmente può ricreare l'equilibrio. Purtroppo invece la nostra medicina convenzionale è una medicina che comporta un approccio più di tipo sintomatologico, cioè più che altro si preoccupa di reprimere il sintomo, pensando così di aver risolto il problema invece così non si risolve assolutamente, è semplicemente non far avvertire al paziente un problema, ma spesso il problema è un campanello d'allarme che ti dice che qualcosa non va, anche lo stesso dolore, certo, ovviamente è legittimo intervenire sul dolore, perché una persona non può non vivere nel dolore, però è anche vero che bisogna considerare che il dolore è un campanello d'allarme, come una spia nel cruscotto della macchina che ci avvisa che c'è un problema. Quindi noi poi dopo dobbiamo lavorare accanto a quel problema. Il reflusso gastroesofageo è un sintomo che c'è qualcosa che non va, e il reflusso gastroesofageo può dipendere da tante problematiche, può essere un reflusso biliare invece, può essere un reflusso acido,
Il biliare invece addirittura è un eccesso di alcalinità, può essere causato da un blocco diafragmatico legato allo stress, quindi bisogna identificare il problema. Se io do un inibitore di pompa protonica, ovviamente rendo il succo gastrico non più acido, il reflusso ce l'ho lo stesso, ma non mi dà fastidio perché non c'è più quell'acidità che corrode, diciamo, le pareti dell'esofago e mi dà quella sintomatologia. Ma poi, ovviamente, un succo gastrico non acido comporta tutta una serie di problematiche, adesso non elenco qui, che poi nel tempo daranno tantissimi effetti collaterali. Quindi, in realtà, il problema proprio sta nel cercare di identificare la causa e rimuovere la causa, cioè infatti la cosiddetta medicina del why, la medicina del perché, perché ho questo problema. Questo discorso va affrontato in una maniera molto, appunto, si parlava prima di olistico, molto appunto globale e che va al di là addirittura del paziente stesso, ma bisogna considerare proprio tutto a livello dell'ambiente, del suolo, delle piante, degli animali come un unico grande soggetto, perché noi siamo un tutt'uno, noi siamo in relazione con tutto, cioè noi siamo in contatto appunto, con la terra in cui viviamo, con l'aria che respiriamo, con le persone con le quali ci relazioniamo, appunto con gli eventuali animali, con tutto, e quindi questa è una visione che deve essere ovviamente molto diciamo presa in considerazione in maniera, bene, non doesn't work anymore. Allora, vediamo, ecco, è andata, l'hai fatto andare avanti tu? Ah, ok, perfetto. Quindi fondamentalmente la medicina del XXI secolo, possiamo definire la medicina funzionale, la medicina anti-aging, deve utilizzare tutti questi concetti, tutti questi che sono la genetica. Ecco, io spesso dico, non vedo una contrapposizione tra genetica e epigenetica, no, non ci deve essere una contrapposizione, perché ovviamente la genetica è quello che esprime il nostro potenziale e quindi per esempio ci dà già delle indicazioni delle nostre predisposizioni a sviluppare determinate malattie piuttosto che altre, però certo che non è necessariamente il nostro destino. Tra l'altro ovviamente la genetica non solo dei geni del DNA a livello diciamo del nucleo, ma anche del DNA per esempio mitocondriale, legato ai reali rischi congeniti, e il professor Stagnaro questo ci insegna, perché noi abbiamo anche il DNA che ereditiamo dalla madre, che è appunto il DNA mitocondriale. La metabolomica, non mi soffermo, ne abbiamo già parlato prima di me in maniera esaustiva, la microbiomica, e cioè noi dobbiamo sapere che in realtà noi abbiamo molte più cellule che sono praticamente composte da tutti i nostri microrganismi, batteri, virus, parassiti, di quanto siano le cellule del corpo umano stesso, e questi microrganismi influenzano in maniera, diciamo, importante la nostra salute, anche le nostre scelte, il nostro carattere, la nostra psicologia, addirittura le nostre scelte alimentari. E l'esposomica è appunto come i fattori metabolici interni sono in grado di influenzare l'espressione genetica. L'epigenetica, abbiamo già detto tante volte quanto il nostro ambiente e i nostri comportamenti sono in grado di modellare l'espressione dei nostri geni e quindi la nostra funzionalità. La nutrigenomica, come appunto i nutrienti, i fitonutrienti, gli integratori, sono in grado di parlare ai nostri geni, nel senso che danno delle informazioni ai nostri geni, in questo caso anche appunto modulando nell'espressione, e anche qui questo meccanismo è alla base per esempio della terapia quantistica mitocondriale, sempre di Sergio Stagnaro, che tramite l'utilizzo di certi micronutrienti, certi nutrienti come per esempio CellFood, che è inserito nella terapia quantistica mitocondriale, ma anche con un'attivazione energetica legata a concetti di fisica quantistica, è in grado di dare delle informazioni specifiche e anche, diciamo, togliere i reali rischi congeniti. Poi addirittura, ultima, ma però non da trascurare, la sociomica viene chiamata tale proprio perché i social network si è visto che sono in grado di influenzare la nostra salute. Quindi la medicina funzionale apre una nuova frontiera, che è quella di andare a identificare le cause, poi i processi fisiologici alla base e gli squilibri clinici fondamentali che dobbiamo quindi identificare. Diciamo che in questo caso noi passiamo da una visione statica della biologia a una visione dinamica dei sistemi.
cioè, noi siamo abituati a ragionare in termini un po' riduttivi, cioè, mentre invece la medicina funzionale è appunto un approccio della medicina basato sulla biologia dei sistemi, che tiene in conto invece della complessità dei sistemi. Allora, complesso non è il contrario di semplice, complicato è il contrario di semplice, ma complicato è un meccanismo, ok? Quindi se noi vogliamo semplificare un meccanismo, dovremo per forza adottare un approccio riduzionistico lineare, ok? Che per esempio può essere quello delle linee guida, che vengono proprio utilizzate in medicina per semplificare l'atto medico. Ma il medico non è un meccanico, questo va bene appunto per tradurre l'atto medico in un atto meccanizzato, ma il medico non è un meccanico, forse il chirurgo può essere considerato in parte un meccanico, ma il medico, soprattutto che deve rivolgere la sua attenzione alla pandemia delle malattie croniche degenerative, deve avere invece un approccio integrato, deve considerare appunto la complessità dell'organismo. E un organismo complesso non può essere approcciato in maniera riduzionistica lineare. Okay? Quindi noi dobbiamo renderci conto che un organismo complesso deve essere affrontato tenendo in considerazione tutta una serie di stimoli, effetti che avvengono contemporaneamente nel nostro organismo e che praticamente devono essere anche considerati, affrontati, non in maniera lineare, ma semmai in maniera stratificata. Quindi non solo circolare, come può essere anche più, diciamo, intuitivo, ma anche stratificata. Ovviamente questo richiede un approccio molto, diciamo, più analogico, cioè non un approccio che io definisco digitale, cioè bisogna essere in grado di unire i punti delle cose, bisogna essere in grado di ragionare. E io faccio sempre l'esempio di quanto in realtà l'approccio analogico si è perso oggigiorno, data la grande aumento dell'era digitale, cioè l'approccio analogico, che è quello che permette al medico di avere quella capacità intuitiva, il medico che veramente riesce a fare, tra virgolette, una diagnosi perché usa l'analogia. E l'analogia è quella che ti fa capire che se A è uguale a B e B è uguale a C, allora A è uguale a C. Ma se nel computer, nel software del computer, c'è solo che A è uguale a B e che B è uguale a C, e nel computer non c'è che A è uguale a C, non ci arriverete mai se usate il computer, perché se non c'è, non ci arrivate. Invece il percorso analogico è appunto quello che ti fa capire ciò. E quindi è fondamentale il percorso analogico per poter fare una medicina che sia quella veramente finalizzata a scoprire, a identificare esattamente le cause di un problema. Quali sono le cause dei problemi oggi, della stragrande malattie che sono soprattutto quelle croniche di tipo degenerativo? Sono i disturbi del metabolismo, legati soprattutto a degli stili di vita scorretti e a un ambiente ovviamente nel quale viviamo, che è l'inquinamento, sostanze tossiche, inquinamento elettromagnetico, e che purtroppo sono in grado di influenzare appunto. Abbiamo già parlato prima dell'infiammazione, già, non io, ma si è parlato dell'infiammazione, e vedete come l'infiammazione, la low grade inflammation, l'infiammazione cronica silente di basso grado, in realtà è alla base di una stragrande, della maggior parte delle malattie croniche di tipo degenerativo, artrite, diabete 2, Alzheimer, malattie cardiovascolari, cancro stesso, eccetera, ok? Poi qua al posto di inflammation potremmo mettere anche stress ossidativo, e fondamentalmente magari sarebbe la stessa cosa, potremmo mettere disfunzione mitocondriale ed è praticamente la stessa cosa, perché ovviamente sono tutte problematiche che sono legate fra di loro. E vedete come praticamente da una situazione
derivano tante condizioni patologiche. Dall'obesità deriva l'infiammazione, abbiamo parlato prima, si è sentito prima di quanto l'obesità viscerale è foriera di infiammazione, è foriera di deficit ormonali o di resistenze ormonali, no? Resistenza insulinica nel caso dell'obesità viscerale, diminuzione del testosterone in caso di obesità viscerale, aumento degli estrogeni nell'uomo. Quindi problematiche, l'obesità ovviamente correlata ad scorretti stili di vita, di dieta, di attività fisica scarsa, disturbi dell'umore e sempre la solita infiammazione che porta a malattie cardiovascolari, a depressione, ad artriti, al cancro, al diabete, eccetera. Quindi come vedete uno sbilanciamento ma tante problematiche. Quindi il modello di medicina funzionale viene identificato con una raffigurazione che è quella dell'albero, dove noi normalmente siamo abituati a considerare le patologie, lo stato della salute, guardando le foglie dell'albero, no? E nelle foglie degli alberi noi possiamo vedere tutte le varie, appunto, puntatore non funziona, comunque se si legge male però l'endocrinologia, la neurologia, la gastroenterologia, l'urologia, la diabetologia, eccetera. E così però, come se noi abbiamo un albero che ha le foglie malate, noi non è che dobbiamo andare a curare la foglia mettendo magari un verde rame solo sulla foglia pensando di risolvere il problema. Probabilmente il problema nasce dalle radici, quindi da un terreno che non è in grado di fornire i giusti nutrimenti all'albero, e quindi bisogna andare a vedere le radici del problema. Le radici del problema sono degli sbilanciamenti clinici che poi vedremo successivamente, sono legati a problematiche appunto di, a livello intracellulare, di comunicazione, cioè carenze ormonali, carenze di detossificazione, problematiche a livello appunto di carenze di micronutrienti, eccetera. Quindi bisogna andare a vedere queste cose. Comunque, ovviamente, l'epigenetica è quello che dice, che fa capire che il nostro destino non è nel DNA. Questo però non vuol dire che il DNA non conta. Il DNA conta, ma noi tramite interventi epigenetici specifici possiamo modulare l'espressione dei nostri geni ed evitare che certe malattie alle quali eventualmente saremmo predisposti si manifestino. Appunto, il caso di, se ci alleniamo prevalentemente in una corsa di resistenza avremo un modello fenotipico di questo genere del maratoneta. Se ci alleniamo con l'aumento dei pesi, facciamo bodybuilding, è più facile che abbiamo un fenotipo di questo genere. Ovvio che la genetica predispone. I primi, difatti, i maratoneti sono dei kenioti che hanno già una genetica che li porta più facilmente a esprimere i massi livelli negli sport di endurance. Ecco, comunque, l'intervento epigenetico è sempre stato ritenuto alla base della salute. Tanto è vero che Ippocrate, il padre della nostra medicina, diceva: se noi trovassimo per ciascuno di noi la giusta dose di cibo e attività fisica e anche qualità, non solo dose, né in eccesso né in difetto, avremmo trovato la strada della salute. Quindi noi dobbiamo intervenire con gli stili di vita, che sono appunto, e anche le modificazioni possibilmente dell'ambiente. Ovvio che modificare l'ambiente è più difficile, però in parte noi ci possiamo tutelare adottando determinate strategie e non subendo indifferentemente tutte le aggressioni chimiche, elettromagnetiche che esistono. Dei device, per esempio, che ci proteggono in parte delle interferenze elettromagnetiche, come la carta smart cardless drive, eccetera. Quindi ci vuole una conoscenza, ci vuole possibilmente la dedizione di curare se stessi e i propri cari tramite un approccio che possa ridurre ovviamente gli effetti deleteri dell'ambiente in cui viviamo, che è ormai veramente foriero di talmente tante aggressioni tossiche che non si può più pensare che noi semplicemente mangiando di tutto un po', facendo un po' di ginnastica, possiamo stare bene. No, perché quando si dice ancora qualcuno ma basta, gli integratori non servono, è un'assurdità, perché noi oggi viviamo in una società dove diciamo
l'agricoltura ha assunto una dimensione praticamente industriale, quindi gli alimenti arrivano già magari all'origine, credo sono stati coltivati in terreni depauperati già da minerali, da micronutrienti, poi magari vengono la frutta colta in matura che non ha ancora sviluppato le vitamine, poi magari vengono conservati per lungo tempo negli scaffali, nei supermercati e quindi deteriorano il loro contenuto. Quindi non si può più fare questo discorso, oltre al fatto che oggi in realtà noi abbiamo bisogno anche di più di queste sostanze che normalmente hanno un effetto protettivo, perché subiamo molte più aggressioni tossiche, siamo molto più soggetti a una situazione di inquinamento, di tossine, ogni anno forse migliaia di sostanze tossiche vengono immesse nel mercato, continuamente aumenta il bombardamento elettromagnetico che è un effetto simile ai radicali liberi, quindi aumenta lo stress ossidativo, e quindi noi abbiamo bisogno di più sostanze che abbiano un effetto protettivo, antiossidante, detossificante, e questo dobbiamo farlo con l'uso degli integratori. Comunque torniamo agli stili di vita, vedete come lo stile di vita è un approccio addirittura più funzionale, più efficace che non addirittura l'utilizzo della metformina nel caso del diabete tipo 2. E comunque anche diciamo dal punto di vista economico in realtà l'utilizzo di stili di vita corretti sono in grado di diminuire nettamente i costi sanitari. Tanto è vero che per esempio in certe nazioni, anche negli Stati Uniti, molte compagnie assicurative, qualora una persona dimostra di seguire uno stile di vita di un certo tipo che ha l'abbonamento in palestra, va in palestra, cura il proprio corpo in una certa maniera, ti fanno degli sconti su quanto riguarda la polizza dell'assicurazione per la vita, per esempio. Ecco, quindi quello che noi dobbiamo fare assolutamente è capire quanto la malattia cronica deve essere approcciata in maniera olistica. In realtà purtroppo nelle scuole di medicina questo non avviene. E speriamo che i medici giovani capiscano e cerchino di informarsi, di aumentare il proprio bagaglio culturale frequentando, però non ne vedo tanti qua io di giovani, ne vedo purtroppo uno, ne vedo due, tre, pochi, bene, perfetto, e invece i giovani sono il futuro della medicina, quindi se non, diciamo che purtroppo quello che avviene è che la persona nel tempo parte, è formato da una medicina di tipo accademico che ti insegna in una certa maniera, quindi per forza vengono fuori con quell'imprinting, poi nel tempo provando si rendono conto che qualcosa non funziona e quindi cercano altre soluzioni. Il medico giovane che percepisce questo per prima è senz'altro un medico illuminato, probabilmente un medico che ha fatto dei percorsi suoi specifici, e speriamo siano sempre di più questi, perché appunto diciamo che i giovani sono il nostro futuro, senza di loro non c'è speranza. Quindi, citando Jeffrey Bland, che è il padre della medicina funzionale, possiamo dire che la medicina funzionale rovescia, abbatte, sconfigge la tirannia della diagnosi, fino a poter dire un'ipotesi molto, diciamo, provocatoria, è che le malattie non esistono. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi non dobbiamo limitarci a identificare una malattia e curare con le linee guida e con dei protocolli che utilizzano farmaci piuttosto che quella malattia, perché in realtà noi dobbiamo curare il malato e il malato esprime la propria patologia in maniera diversa, ma può avere alla base la stessa disfunzione a livello di metabolismi, di organi, di sistemi, e noi dobbiamo andare a curare quelli. La medicina funzionale è anche chiamata la medicina delle 4P. Predittiva. Questo ci permette di utilizzare dei test, primo fra tutti il test genetico, perché se è vero che il test genetico non è una condanna, noi col test genetico già possiamo fare una predizione per capire verso quale patologia, quale problematica noi possiamo essere appunto più predisposti. Okay? Poi esaminando appunto marcatori proteici, come per esempio con la metabolomica e altro, e utilizzando anche dei test epigenetici come S-Drive che lavora con un esame sul capello,
allora noi siamo in grado di stabilire esattamente più o meno lo stato di salute di quella persona in quel momento e quindi possiamo intervenire in maniera specifica, ok? E quindi poter fare un intervento mirato. Prevenzione. La prevenzione ovviamente anche questa può partire già dalla valutazione genetica, perché se noi sappiamo che abbiamo una predisposizione genetica a sviluppare il diabete tipo 2, noi a livello preventivo già staremo particolarmente attenti a non diciamo così, consumare in eccesso carboidrati, zuccheri semplici, eccetera, proprio per semplificare al massimo. E così via. Se noi avremo nel test genetico un'alterazione del polimorfismo dell'MTHFR, che è quello che porta all'alterazione del metabolismo dei folati, quindi avere l'omocisteina alta, e saremo quindi più a rischio di malattie cardiovascolari e anche tumori, eccetera, per forza noi allora interverremo già somministrando gli integratori che siano dei donatori di metili, come l'acido folico, la solfodimetionina, la vitamina B12, la betaina e altro, proprio perché noi per bypassare questo problema dovremmo dare dei dosaggi superiori. Quando con la metabolomica noi ci rendiamo conto che c'è un gap, che c'è un blocco, che c'è in un determinato metabolismo per cui troviamo in eccesso determinati metaboliti che indicano che c'è un inceppamento a quel livello, e se c'è un inceppamento a livello del ciclo di Krebs per quanto riguarda l'utilizzo di acidi grassi, sì, allora noi magari capiremo che sarà giusto dare la carnitina per promuovere l'utilizzo dei grassi a livello mitocondriale. Se c'è un inceppamento invece del metabolismo a livello dei carboidrati che fa sì che ci siano certi metaboliti in eccesso, può darsi che sia utile dare l'acido lipoico, che oltre che essere un normalizzatore della glicemia, perché migliora la sensibilità insulinica, agisce anche a livello della piruvico-decarbossilasi, favorendo appunto la trasformazione praticamente dell'acido piruvico in poi fino alla produzione di acido citrico e quindi permettere di, allegandosi l'acetil-CoA, e quindi permettere l'attivazione del ciclo di Krebs. Quindi vedete come praticamente tutto questo è molto importante. E poi ovviamente l'approccio sulla base di questi esami, sulla base dell'anamnesi, sulla base anche di un esame anche morfologico, cioè bisogna visitare il paziente, ok, noi dovremmo fare un trattamento personalizzato, perché l'intervento deve essere quindi personalizzato. E anche quarta P, con la partecipazione, cioè bisogna rendere consapevole il paziente di quello che fa, spiegargli i motivi del piano terapeutico, renderlo responsabile e consapevole, perché io credo che solo in questa maniera una persona poi veramente sarà in grado di attenersi al piano terapeutico. Quindi il concetto della medicina funzionale prende in considerazione la pre-malattia, cioè non è che quando voi trovate una glicemia a 100 e allora non c'è l'asterisco, uno dice no, tutto a posto, la glicemia a posto. No, quello è già un pre-diabete, quello è già indice di una disfunzione e quindi noi dobbiamo già intervenire. Se noi abbiamo una ipertensione a 100, se abbiamo una pressione a 130, vabbè, ma è normale, a 40-50 anni è normale, beh insomma è normale fino lì, cioè vediamo, perché è una situazione di pre-ipertensione, quindi noi dobbiamo intervenire con la medicina funzionale già in uno stato pre. Come? Bene, noi dobbiamo intervenire innanzitutto identificando quali sono le 5 cause principali, poi identificando quali sono i sistemi clinici di base sui quali noi dobbiamo intervenire e poi come intervenire, con 7 ingredienti fondamentali. Quali sono appunto le cause, le 5 cause che sono alla base delle malattie, di tutte le malattie? Sono le tossine, gli allergeni, l'infezione, una nutrizione scorretta e lo stress. E quali sono gli squilibri del sistema che poi si traducono appunto in una malattia, in un metabolismo? Sono problemi di assimilazione, difesa, riparazione, energia, biotrasformazione, comunicazione, problemi a livello dei sistemi strutturali e anche problemi e anche squilibri a livello psico-spirituale. Quali sono i sette diciamo, elementi, i sette nutrienti, chiamali così, sette ingredienti con i quali intervenire per risolvere la cosa? Il cibo, per primo,
nutrienti nel senso di micronutrienti, fondamentalmente integratori, l'ambiente, aria, luce, acqua, l'attività fisica, il movimento, il ritmo, l'amore, il pensiero. Il problema, questi appunto, l'assimilazione sono soprattutto squilibri di tipo assimilativo, problemi digestivi, legati magari anche a squilibri di tipo microbiologico, perché ovviamente il microbiota è fondamentale per i processi digestivi a livello intestinale. Massimo. Sui quali bisogna intervenire, le alterazioni dei quali sono la base appunto delle varie problematiche, appunto il sistema di assimilazione, che quindi coincide con squilibri soprattutto di gestione, assorbimento del microbioma intestinale anche, quindi difesa e riparazione, intendendo quindi sia un'alterazione del sistema immunitario, ma anche una problematica di tipo infiammatorio, legata ovviamente a sua volta a una disfunzione alla disfunzione del sistema immunitario, energia, problemi di produzione di energia, e quindi evidentemente squilibri a livello ossido-riduttivo, una prevalenza diciamo di stress ossidativo che porta poi a una disfunzione mitocondriale, perché sappiamo che i mitocondri sono molto sensibili allo stress ossidativo, biotrasformazione e eliminazione, quindi tutti i processi di disintossicazione che sono comuni a tutte le cellule, ma in maniera più specifica parlando di organi, per esempio al fegato, ai reni, problemi di comunicazione, quindi problemi a livello soprattutto di una comunicazione tramite gli ormoni sono quelle sostanze appunto che sono come dei messaggeri, che quindi portano determinate informazioni in tutto il corpo, in tutte le cellule, a determinate ghiandole endocrine bersaglio anche, o determinati tessuti, e anche l'informazione e comunicazione mediata dai neurotrasmettitori, la maggior parte dei quali sono ovviamente prodotti a livello del cervello, ma in realtà alcuni di questi sono prodotti a livello intestinale, e da qui il discorso della comunicazione bidirezionale intestino-cervello, da qui il discorso che si dice spesso che l'intestino è il nostro secondo cervello, anche proprio perché nell'intestino vengono prodotti svariati, se non tutti, i neurotrasmettitori che poi dopo ovviamente influenzano anche il funzionamento del cervello. Integrità strutturale, quindi vuol dire degli squilibri strutturali che partono sia dalla struttura, considerando nel piccolo la struttura delle membrane cellulari, fino alle strutture ovviamente più macroscopiche come quelle osteomuscolo-articolari. E in più l'aspetto molto complesso di mente, corpo e corpo-mente, perché anche qui abbiamo ovviamente un'influenza anche in questo caso bidirezionale, che possiamo in maniera semplicistica definire squilibri psicologici, ma in realtà non sono solo squilibri legati alla psiche. Dove devo puntare perché funzioni? E questa, no, ma io voglio far andare avanti. No, non va. La lucina funziona, il puntatore funziona, ma non funziona. Adesso l'hai fatto andare avanti tu, vediamo se risponde. Ok, va bene. Ok, perfetto. Bene. Allora, quindi ovviamente è importante nell'ambito della valutazione del soggetto e poter identificare da dove nasce il problema, un'anamnesi che deve essere accurata, a parte tutti i test che abbiamo accennato prima, ovviamente, ma anche l'anamnesi, cioè parlare col paziente, ascoltare il paziente. Purtroppo i medici oggi si limitano spesso a non guardare neanche in faccia al paziente, ma a tenere la testa china sugli esami eventualmente del sangue o su eventuali referti diagnostici di esami strumentali, ma non parlano col paziente. E invece sarebbe importantissimo capire che dieta fa, se un paziente mangia troppi cibi raffinati, soprattutto carboidrati raffinati, se mangia abbastanza acidi grassi omega 3,
se fa attività fisica regolarmente, se eventualmente può essere presumibilmente carente di antiossidanti, se appunto assume in maniera sufficiente acidi grassi essenziali e soprattutto sempre omega 3, se i vari elettroliti o oligoelementi sono assunti in maniera sufficiente, soprattutto il magnesio, perché il magnesio, oltre a essere un minerale che ha un effetto basificante, antiossidante, antinfiammatorio più che altro, però è anche uno dei minerali che più facilmente sono carenti nella nostra alimentazione, insieme allo zinco, per esempio. Se sotto stress, e purtroppo lo siamo tutti, più o meno, se dorme abbastanza, quindi anche valutare il sonno diventa fondamentale. Quindi, ovviamente, poi tramite gli esami diagnostici, i vari test di laboratorio, noi dobbiamo intervenire sugli stili di vita, sulla nutrizione, con la nutrigenomica, valutando l'equilibrio ormonale, con vitamine, minerali, con metodologie che possono essere finalizzate alla gestione dello stress e all'esercizio fisico. Bene, allora, cosa c'è di diverso tra questo che definiamo nuovo approccio della medicina funzionale e quello vecchio? Il vecchio modello tendeva a fare una diagnosi differenziale con un approccio riduzionistico, cioè tu hai questa malattia o hai quest'altra malattia, cioè una diagnosi differenziale tra magari l'espressione di certi sintomi che potrebbero essere simili e invece la tendenza a cercare di differenziare in una differente patologia per avere poi un approccio che è quello indicato dalle linee guida. Invece il nuovo modello tende ad identificare l'eziologia, cioè le cause, e mettere in connessione la causa con la problematica, con l'espressione quindi del problema. Per semplificare, il modello vecchio tende a eliminare tutte le variabili confondenti, perché ovviamente dover esaminare troppi aspetti crea solo confusione e rende più difficile l'approccio. La medicina funzionale invece vuole includere tutte le variabili per poter capire esattamente quali di queste variabili è quella, diciamo, più importante e quanto la somma di queste variabili incide, perché purtroppo un concetto che spesso è proprio tipico della medicina convenzionale è quello di valutare l'effetto di una sostanza to cure. Guardate, per esempio, quando si parla di sostanze tossiche si è soliti fare riferimento al quantitativo di questa sostanza tossica che è tollerabile per l'organismo, quindi dici no, non ci deve essere più di tanto di quella sostanza, senza tenere minimamente conto dell'effetto sommatorio di tutte le sostanze tossiche che noi assumiamo. Quindi se tu fai lo studio con quella sostanza tossica e oltre a un certo limite non dà problematiche, però è vero che quella sostanza tossica insieme ad altre 100 sostanze tossiche, anche se a un dosaggio più basso dove da sola non darebbe il problema, in realtà c'è un effetto sinergico di potenziamento sommatorio che fa sì che abbia un effetto tossico, quindi non si può non considerare tutto ciò. Quindi poi la tendenza della medicina è proprio quella di cercare di incolpare, di dire colpa di quella cosa, troviamo la causa. Faccio un esempio con l'Alzheimer. L'Alzheimer è una patologia purtroppo che tuttora non trova una sua terapia specifica. E le aziende farmaceutiche nel corso degli ultimi decenni hanno investito miliardi di dollari nel cercare il farmaco che potesse curare l'Alzheimer. Non ci sono riusciti, tanto è vero che recentemente hanno sospeso gli investimenti per questa ricerca. Ma perché? Perché l'Alzheimer è una malattia che ha un'origine multifattoriale e, come una bella descrizione in un libro appunto che parla dell'Alzheimer, come curare l'Alzheimer, è come fare l'esempio di un cervello la cui calotta cronica ha 35 buchi,
dove entrano dentro, dove ci piove dentro, creando dei danni, e io vado ad aggiustare un buco e basta con quella eventuale molecola. Non serve a niente. Io dovrei aggiustare tutti i 35 buchi, e capite bene che è impossibile trovare una medicina che aggiusti tutti i 35 buchi. Ci vuole un approccio olistico, un approccio che consideri tutto, che consideri l'alimentazione, che consideri l'integrazione, che consideri l'attività fisica, che consideri il discorso della modulazione dell'infiammazione e che consideri il discorso dello stesso, ecco, e via e via e via. Quindi ovviamente nella medicina convenzionale ci si basa soprattutto sulle conferme dei vari referti di diagnostici basati su degli imaging, dei vari esami di laboratorio, e viceversa in medicina funzionale bisogna concentrarsi di più sulle cause che sono la base del problema e sui meccanismi sottesi al verificarsi della problematica. Okay? Come ho detto prima, la medicina convenzionale si basa fondamentalmente sulla soppressione dei sintomi, viceversa la medicina funzionale si basa sulla rimozione dei sintomi, no, sulla rimozione delle cause e sul ripristino della normale funzionalità. E praticamente questa è una foto che fa vedere come l'approccio convenzionale va a curare la parte emergente dell'iceberg, invece l'approccio della medicina funzionale va a prendere in considerazione, a lavorare sulla parte che è sotto l'acqua, che è sommersa, che voi sapete che nell'iceberg è molto molto più grande la parte che è sotto la superficie dell'acqua, che non la parte che emerge. È un po' come se noi avessimo un rubinetto che perde e l'acqua trabocca dal lavandino, e noi per risolvere la cosa, appunto con un mocio, continuamente siamo lì a tirare via l'acqua che cade sul pavimento. Beh, penso che dovremmo andare invece a cercare di capire qual è il problema, capire se è una guarnizione del lavandino rotto, o addirittura ancora di più, se la guarnizione del rubinetto è rotto, perché magari è un'acqua che è troppo acida, che quindi corrode la guarnizione del rubinetto. Allora, ecco, quindi questo vuol dire andare invece a capire le cause. E noi abbiamo, come sempre, le conoscenze per poter intervenire, però si tratta di applicarle e si tratta di studiarle, di averle queste conoscenze. Quindi assolutamente bisogna essere esperti soprattutto in tossine, allergeni, infezioni, alimentazione e integrazione e stress, perché queste sono le cause di tutte le malattie. Come intervenire? L'abbiamo già detto, con i 7 ingredienti che sono cibo first per primo, integratori, l'ambiente, l'attività fisica, il ritmo, l'amore, il pensiero. Il cibo è fondamentale, il cibo non è solo apportare energia, apportare calorie, ma il cibo è informazione. Quindi bisogna iniziare con un'alimentazione più naturale. Cosa vuol dire un'alimentazione naturale? Vuol dire un'alimentazione fondamentalmente alimenti integrali. Integrale è un termine generico, però che vuol dire che vuol dire alimenti puri, alimenti così come sono in natura. Voi dovreste assumere solo alimenti che esistono così in natura e non invece che sono che derivano da prodotti di origine industriale e quindi hanno subito processi di trasformazione, raffinazione, eccetera, eccetera, e con aggiunto ovviamente di conservanti, aromatizzanti, eccetera. Rimuovere gli allergeni alimentari, ovviamente, qualora ci fossero, sistemare l'intestino, perché già Ippocrate diceva che tutte le malattie partono dall'intestino, e c'è molto di vero in questo, e quindi bisogna porre una grande attenzione sull'intestino, ottimizzare appunto l'alimentazione con gli integratori, perché come ho detto prima, oggi è normale avere delle carenze, se non è diciamo assolutamente presente la carenza di determinati nutrienti, bilanciare gli ormoni, perché spesso ci sono squilibri ormonali che sono legati a processi in parte fisiologici
come può essere l'invecchiamento che porta al decadimento di certi ormoni, all'aumento di altri, si è parlato di resistenza di ormoni come all'insulina per esempio, eventualmente anche al cortisolo, che in realtà può anche calare con l'età per un discorso di ipocortisolismo legato a una adrenal fatigue, quindi a un affaticamamento surrenalico, ma in realtà oggi ci sono degli squilibri ormonali non solo legati all'invecchiamento, ma legati per esempio allo stress stesso, perché lo stress produce in eccesso ovviamente il cortisolo, e il cortisolo è un ormone che va a interrelazionarsi con altre, diciamo, funzioni ghiandolari, cioè le surreni devono essere in equilibrio con l'ipofisi, con la tiroide, ma anche con le gonadi. Un eccesso di cortisolo crea un problema a livello tiroideo, favorisce l'ipotiroidismo, impedisce la conversione del T4 in FT3, quindi intende andare quindi ipotiroidismo, il cortisolo abbassa la produzione di testosterone. E quindi capite bene come è importante invece bilanciare questi ormoni, ovviamente andando a identificare le cause dello squilibrio. Se la causa è lo stress, bisogna agire sullo stress, per esempio. E se la causa, per esempio, di uno sbilanciamento dell'ormone tiroideo è legato a delle carenze di micronutrienti fondamentali per l'efficienza della tiroide, bisogna dare questi micronutrienti che servono a far funzionare la tiroide. Se la causa dell'ipotiroidismo è una malattia autoimmune che può essere generata da un crossover legato a un'intolleranza, a una gluten sensitivity, quindi al glutine, e qui è dimostrato che c'è una correlazione tra problema col glutine e ipotiroidismo, bisogna lavorare sull'intestino, bisogna valutare eventuali leaky gut, intestino permeabile, cercare di lavorare su quello, perché proteine indigerite del frumento, della ghiadina, eccetera, vanno poi dopo a creare una reazione crociata nei confronti delle proteine che costituiscono la ghiandola tiroidea. Quando questo non si riesce a ottenere con alimentazione, integrazione, gestione degli altri equilibri ormonali, si può arrivare fino alla terapia sostitutiva ormonale, che noi sappiamo nella donna dopo la menopausa, soprattutto oggi, essere senz'altro una scelta indicata per la prevenzione soprattutto delle malattie cardiovascolari, magari in acuto anche per quelle problematiche di discomfort come possono essere le cosiddette caldane, ma anche per la prevenzione dell'osteoporosi, ma anche per la prevenzione dell'Alzheimer, perché gli estrogeni sono anche dei neurotrasmettitori che hanno un effetto neuroprotettivo antinfiammatorio a livello cerebrale, quindi, ma anche nell'uomo, perché ormai nell'uomo oggi più che anni e anni fa c'è una maggior predisposizione ad avere una situazione di ipogonadismo, cioè a livello di testosterone basso. Perché? Perché ci sono per esempio già anche nei giovani un aumento dei cosiddetti interferenti endocrini che sono presenti nei pesticidi, che sono presenti nelle plastiche, che sono presenti in tante sostanze chimiche che noi utilizziamo normalmente, tanto è vero che è proprio dimostrato che c'è stato negli ultimi decenni un abbassamento del 20% dei livelli di testosterone medio nell'uomo, che ha comportato nei giovani delle ultime generazioni di una diminuzione di un centimetro della lunghezza del pene, per dire. Quindi un problema proprio di espressione delle caratteristiche sessuali secondarie maschili, che sono per esempio le dimensioni del pene. D'altronde questi disruttori endocrini, che sono praticamente dei fitoestrogeni fondamentali, sostanze estrogen-like, che spesso sono prodotti di scarto, che vengono eliminati spesso anche per esempio nei mari, nell'oceano, si è visto che hanno creato dei pesci, dei dismorfismi sessuali. Ci sono dei pesci che di maschi, quindi di sesso maschile, che hanno invece un aspetto genitale con caratteristiche femminili. Quindi capite quanto danni possono fare queste. Ne abbiamo parlato, Massimo, proprio l'altra sera con la dottoressa Monica Greco e con Simona Nava a Telecolor, proprio su queste problematiche di distruttori endocrini. Tra l'altro, se voi andate su, e la Nava lo dice sempre, se andate su Google e scrivete bisfenolo A, bisfenolo, al primo posto vi esce proprio l'Istituto Superiore di Sanità con l'indicazione dei danni da bisfenolo. Io ieri proprio ho proiettato queste diapositive e poi un'altra dell'EFSA del 2023 che dice proprio
bisogna assolutamente creare informazione nel mondo medico-scientifico e la popolazione, perché il bisfenolo A è un disturbatore endocrino molto pericoloso e terapeuticamente condiziona anche poi la salute sessuale del bambino, che può spostarlo verso una non maturazione sessuale completa, quindi un danno già a livello fetale. Sì, sì. È uscito recentemente proprio uno studio fatto sulla popolazione occidentale, dove praticamente evidenziava che ci sono dei livelli di bisfenolo altissimi. Recentemente il bisfenolo è stato per esempio proibito nelle bottiglie in plastica, però ci sono permessi i ftalati, per esempio, che sono altre sostanze che non è che facciano così bene. Però comunque è presente nelle scatole, nella plastica, nei contenitori dei cibi, eccetera, quindi veramente c'è un eccesso di ciò. Quindi alimentazione, quindi poi, come appunto carenze nutrizionali, ecco, magnesio per primo, l'ho detto, l'importanza del magnesio è stata ripetuta più volte oggi, ma la vitamina D, sappiamo tutti come se non ci esponiamo al sole in maniera significativa c'è una carenza di vitamina D, zinco è l'altro minerale che molto facilmente è carente, poi attenzione all'alterata metilazione, che è spesso legata anche a quei polimorfismi che dicevo prima, quindi dare B6, B12, gli acidi grassi omega 3 che nella nostra alimentazione sono carenti, e aumenta, c'è un rapporto sbilanciato fra omega 6 e omega 3 che favorisce l'infiammazione, e quindi è un'attività fisica strutturata. Il problema intestinale, quindi un trattamento della disfunzione intestinale, andando a vedere se c'è una proliferazione, un overgrow intestinale che può dare una fermentazione eccessiva, altrimenti anche fenomeni di putrefazione, misurando l'indacano, lo scatolo, o ancora di più facendo il test del microbioma, che è in grado di dare una datazione esatta dei rapporti dei vari batteri e poter dare indicazioni precise di come intervenire sia con l'alimentazione sia con eventuali probiotici. Intestino permeabile, abbiamo detto, è una problematica abbastanza diffusa e quindi che necessita un intervento mirato per ripristinare la barriera intestinale. Quindi tutto questo bisogna prendere in considerazione, come anche adottando un eventuale elimination diet, che significa una dieta dove a priori, in medicina funzionale, una dieta che viene usata spessissimo, dove si eliminano a priori quegli alimenti che già si sa che facilmente danno problematiche, che sono primi fra tutti appunto il glutine, i derivati del latte, le uova, la soia ed altri. E poi ovviamente andare a guardare anche eventuali infezioni, riattivazioni virali per esempio, che possono essere anch'esse alla base di problematiche. Come ho detto prima, per quanto riguarda gli ormoni, verificare se ci sono delle disfunzioni dell'asse ipotalamo, ipofisi, surreni, se c'è un adrenal fatigue, insufficienza surrenalica, perché si parla sempre di cortisolo alto, spesso questo esiste nel nostro mondo occidentale, ma quando è protratto alla lunga, alla fine le surrenali non ce la fanno più e c'è l'adrenal fatigue e abbiamo addirittura il cortisolo troppo basso. E non, il cortisolo non deve essere né too high né too low. Problematiche alla tiroide, spesso ovviamente presenti, oggi sempre di più, sia per lo stress, sia per l'inquinamento radioattivo, sia per gli interferenti endocrini che agiscono anche a livello della tiroide, e difatti i giovani di oggi si è visto che hanno uno sviluppo intellettivo inferiore, c'è uno studio in Svezia, che perché fanno questo esame con il quoziente intelligenza nei ragazzi che fanno il servizio di leva, e si è visto che negli ultimi 10 anni c'è stato un abbassamento del quoziente intellettivo, e si è visto che contestualmente c'era un aumento appunto di problematiche di interferenti endocrini che avevano rallentato la funzione della tiroide. La tiroide nel bambino è fondamentale nel processo di sviluppo della neurogenesi, quindi sapete che l'ipotiroidismo, quando c'è sin da piccoli, spesso esordisce o viene diagnosticato anche sotto forma di cretinismo, era diciamo così un'altra definizione dell'ipotiroidismo. Problematiche di alterazione del progesterone, degli estrogeni, del testosterone, anche qua abbiamo detto gli estrogeni calano nella donna con la menopausa, ma ancora prima invece può essere che ci sia un'estrogeno dominanza legata a un livello più alto di progesterone, e che è causato spesso da una situazione di stress elevato, perché il progesterone è il precursore del cortisolo e avviene il cosiddetto progesterone steal, cioè furto del progesterone, perché dovendo produrre tanto cortisolo rubi il progesterone. Quindi trovi ad avere basso progesterone e estrogeni più alti. Magari di fatto gli estrogeni non sono così alti, perché già magari siamo nel lat 40, nella donna dopo i 40 si cominciano ad abbassarsi, ma abbassandosi molto di più il progesterone c'è un'estrogeno dominanza con tutte le problematiche che sono da ritenzione idrica, aumento del peso e soprattutto disturbi del sonno.
perché il progesterone è un ormone che agisce a livello dei recettori GABA inducendo quindi un'azione di rilassamento. A queste donne normalmente, che di fatti fanno un consumo notevole di benzodiazepine, vengono date le benzodiazepine per dormire. Invece qualora si verificasse che c'è questa estrogeno dominanza col progesterone low, sarebbe molto più funzionale e più salutare dare progesterone bioidentico, che tra l'altro ha anche un effetto antitumorale. Contrario di quello che uno possa pensare, ho certi endocrinologi e ginecologi perché confondono progestinici con progesterone bioidentico, che assolutamente sono due cose completamente diverse. Energia a livello mitocondriale, supportare il mitocondrio come con CELFOD soprattutto, una molecola specificatamente attiva a livello mitocondriale, acetilcarnitina, il coenzima Q10 che a livello della catena mitocondriale dei citocromi esercita proprio il suo effetto specifico di protezione da stress ossidativo, i sulforafani, appunto magnesio, potassio, l'acido alfa lipoico che a me piace tantissimo, anche credo di essere stato il primo in Italia a parlarne circa 30 anni fa, il Nadacca, la solfanodesimetionina, l'acetilcisteina, l'acqua idrogenata alcalina che ha un effetto antinfiammatorio, antiossidante e l'ozono. Tutte sostanze quindi che sono in grado di migliorare la funzione mitocondriale, alcune di queste addirittura di attivare la biogenesi mitocondriale. Quindi biotrasformazione e disintossicazione, quindi cosa? Identificare la presenza di metalli pesanti, per esempio. Quindi senz'altro strategie alimentari finalizzate alla disintossicazione, quindi mangiare più cibi che hanno un effetto disintossicante, che contengono sostanze sulforate, perché lo zolfo ovviamente è importantissimo in tutti i meccanismi di sulforazione, di sulfoglucuronazione che avvengono a livello epatico nelle fasi di disintossicazione che appunto avvengono a livello del fegato, ma anche con l'utilizzo di sostanze più specifiche che può essere la clorella, che può essere la zeolite, ma ancora di più, senz'altro più efficace, l'utilizzo di terapia chelante. La terapia chelante agisce, ovviamente deve essere un approccio terapeutico che il medico deve valutare, ma senza dubbio il medico formato su questo aspetto, senz'altro con la terapia chelante, può ottenere dei risultati incredibili quando ci sono problematiche che spesso non sono normalmente considerate legate ai metalli pesanti, come per esempio la sclerosi multipla, che in realtà si sa che c'è questo legame, però viene disconosciuto, viene smentito, poi tu parli con chi fa la terapia chelante e hanno delle esperienze in questo senso eclatanti, di come anche certe, vabbè, non potremmo parlare anche dei vaccini, però lasciamo perdere. Max, devi concludere. Sì, chiudo. Quindi, chiudo. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo affrontare l'approccio della medicina funzionale con un team, medici preparati, nutrizionisti e dietisti, anche loro che sono in grado di seguire il paziente in un approccio a 360 gradi, professionisti motori, quindi scienze motorie, personal trainer che collaborano, farmacisti in grado di preparare preparazioni galeniche, dentisti funzionali, quindi anche in grado di agire rimuovendo per esempio le eventuali amalgame, se ci sono ancora, di mercurio o quant'altro, o anche agire se c'è a livello della placca dentaria un problema di batteri che può creare delle problematiche poi a livello addirittura cardiaco, e anche professionisti a livello psicologi, health coach, che aiutino sia nella compliance del paziente a seguire determinati protocolli, ma che siano in grado anche di supportarli dal punto di vista psicologico. Ecco. Quindi insieme tutti noi, operatori del settore, tutte queste figure, devono cercare di collaborare insieme, con ovviamente la collaborazione partecipativa del paziente, appunto per creare un mondo migliore. Questo è il mio motto. Come mai? Vabbè, nasciamo come siamo, vuol dire noi nasciamo con i nostri geni, come siamo geneticamente, ma diventiamo come mangiamo, come ci muoviamo, come pensiamo e come amiamo. Sì, mi hai bloccato tu, e c'era l'ultima slide. Ecco, l'ultima slide è questa. Oppala. Non vuole farla vedere l'ultima slide. Beh, com'è? Ma sei tu che fa. Questi sono due miei libri, uno di medicina funzionale, appunto. E sono contento perché tutti quelli che hanno letto questo libro mi hanno ringraziato di averlo scritto insieme ad Enrico Bevacqua, perché credo che sia veramente una guida per i medici che vogliono affrontare la cura del paziente veramente finalizzata a curare il paziente,
e poi anche l'ultimo mio libro, La dieta COM, che è fondamentalmente un approccio di medicina funzionale finalizzata al dimagrimento. E questi sono i miei contatti. Grazie, arrivederci. Grazie, grazie Max.